Buongiorno a tutti! Ben ritrovati su questo canale e da Tetto Gaban. Oggi faremo una roba veramente figa. Che non abbiamo mai fatto. No, è la prima volta che la sperimentiamo perché oggi è la vigilia di San Giovanni. Sì. Voi ovviamente il video lo vedrete qualche ora dopo. Ma questa sì, qualche giorno dopo. Esatto. Ma è un rituale importantissimo, appunto, perché secondo la tradizione contadina e popolare, questa notte il sole, che rappresenta il fuoco, si sposerà con la luna, che rappresenta l'acqua, e i rituali che andremo a fare questa sera saranno il rituale della rugiada e del fuoco. Okay. Cosa servono? A mandare via gli spiriti negativi e a portare benessere circostante. Ovviamente i rituali vanno fatti dal tramonto all'imbrunire, ed ecco perché siamo... Al tramonto. Esatto. Tra l'altro, per la prima volta iniziamo con il rituale dell'acqua. Esatto. Giusto? Ma farei notare appunto che per la prima volta dopo settimane si colora un po' di nuvole di rosso. Dopo magari si... Però il Margaret non si vede. No, prima avete visto, quando poco prima del tramonto, che le dronate che avete visto, non c'era una nuvola. Ora sta tramandando il sole e si sta chiudendo tutto. Quindi di corsa dobbiamo fare appunto questo rituale pazzesco, perché dobbiamo raccogliere una serie di fiori, dalla rosa canina o piante, tipo il sambuco, la rosa canina, le margherite, il trifoglio, la malva, il basilico, la salvia, tutte queste cose qua. Le mettiamo qua dentro. In questo. E dobbiamo riempirlo d'acqua. Lo riempiamo d'acqua e poi lo lasciamo tutta notte fuori. Ok. In modo che la rugiada, appunto dovuta al matrimonio tra sole, questo evento purificatore, si depositi all'interno sui fiori, sull'acqua, e domani mattina al risveglio utilizzeremo quest'acqua per purificarci. Ok. E questo è però uno. Però acqua fredda, cioè quando la mettiamo come deve essere? Scritto acqua, penso freddo, sì, andiamo fredda. Nella nostra fontana. Ok. In più poi faremo il rituale del fuoco. Perché? Perché secondo la tradizione popolare antica, questa notte le streghe si radunano sotto il noce di Benevento. Difatti, ma tu sei preparato? Amica, perché a me le streghe piacciono, difatti. No, perché si è letto la leggenda, io no, non l'ho letta. Ma a Benevento, perché Benevento è la città delle streghe. Quello lo sapevo, come Triora. Come Triora. E quindi il fuoco serve per cacciare gli spiriti, appunto si accende il fuoco, si balla un po' attorno al fuoco, si fa un po' questo gesto folcloristico, e addirittura una volta che poi il fuoco si è spento, si narra che se le coppie saltano assieme l'accendere il fuoco finale, aumenterà la possibilità di avere bambini, oppure ci si potrà sposare, eccetera, eccetera. È una figata pazzesca. Scherzo! Ma c'è già Happy. E punto. E quindi adesso faremo questo, appunto, andiamo velocemente, prima che si diventi buio, a raccogliere un po' di fiori e foglie, e vediamo la purificazione. Tra le altre cose, se qualcuno di voi ha altre leggende, storie o... come si chiamano queste cose? Leggende? No, tradizioni? Tradizioni da popolare, da provare a fare, consigliare, ben venga. Perché noi vorremmo provarlo assolutamente, ci piacciono molto queste cose qua. Poi è tutta roba che porta positività, energia positiva, e caccia via il malumore degli altri. Delle persone soprattutto. Esatto, la negatività, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo bisogno di energia positiva, di benessere, quindi andiamo subito a farlo. Enjoy! Ok, ci siamo, adesso andiamo a vedere se ci sono ancora dei piccoli fiori di sambuco. Sì. Poi ma dobbiamo mettere tutti i fiori che chiedono, o quello che abbiamo? Quello che abbiamo, no, sì. Vedi che ci sono ancora dei fiorellini di sambuco. Poi prendiamo quelle margheritone lì. Allora. Guarda di qua, sono comodi qua. Ok. No, non ci sono più qua. No, aspetta. L'ho visto anch'io. Qua sopra. Quella lì. Questo qua, vedete, è il fiore di sambuco. Prendilo pure. Prendiamo uno? Sì, sì. Per iniziare prendiamo un fiore di sambuco. Se riuscissimo a prendere anche l'altro lassù sarebbe fantastico. Ma, guarda un po', riesci? Sì. Energia positiva a noi. Poi, margheritone. Le margheritone. Tutti i fiori possibili e immaginabili. Guardali qua. Qua. Questo qua. Giusto? Sì. Wow, che spettacolo. Il cielo.
Ecco la rosa. Prendo solo dei petali? Sì. Volendo puoi prenderlo tutto anche. Oh, aspetta. Ha preso la pioggia. Voilà. Voilà. Poi la lavanda, che ne abbiamo una piccola qui. Poi queste rose qua che perdono già i petali. Ecco qua, ragazzi, la lavanda. Ok, guardate come prende già colore. Dopodiché prendiamo questi petali qua. Sì. Questa rosa qua che è già... sta prendendo già... guardate che meraviglia. Wow. Quella gialla, ce n'è ancora di gialla? Stanno crescendo quelli, sennò troppo alta. Ok. Questa qua. E poi adesso andiamo, io andrei a prendere il basilico. Il basilico, la salvia. E la menta. E la menta, menta ne abbiamo. La menta, guarda quanta ce n'è qua. Sì, direi che ne abbiamo. Un po' di rosmarino. Ok. Voilà. Wow. E una rosa bianca. Rosa bianca, ah, quella là? Sì. Belle queste qua che perdono già. Perché c'è alcune che perdono già. Siamo arrivati al momento finale. Come vedete, abbiamo diverse tonalità, diversi colori. Guardate che meraviglia. Ci mettiamo l'acqua? Sì. Questa è proprio fredda. E dobbiamo riempirla? Metterne un po'. In modo che loro galleggino. E stando un po' in superficie, cosa succede? Raccolgono, chiudi pure l'acqua. Chiudo? Vai, vai. Stando in superficie, loro raccolgono tutta la rugiada. Guardate che meraviglia. Guardate. Adesso, Romy, a te il compito di posarlo in un punto dove possa raccogliere tutta la rugiada della notte. Io lo metterei qua. Ok. Ora un po', in mezzo al prato. Sì. Va bene, secondo te? Sì. Adesso. Spettacolo. Sei contenta? Molto. È bello però una roba così colorata. Sì. Domani mattina ci si può lavare con quest'acqua e la rugiada porterà energia positiva. Ci siamo, ragazzi, adesso proviamo ad accendere il fuoco. Meraviglia. E c'è proprio, si narra proprio che ballare intorno, giusto? Al fuoco? Sì, ma io non danzo. Un balletto lo facciamo per... Ma che balletto vuoi fare? Ma sì, un giro tondo veloce. Crediamoci. Ma io ci credo, però secondo me basta guardarlo. Un giro tondo veloce, cioè danzare intorno al fuoco sarà appunto per... A scacciare le streghe. Mentre poi, se si riesce, tra l'altro cosa prima non l'abbiamo detto, a salvare un tizzone e spegnerlo... Tenerlo in casa per allontanare la negatività, i furti, le disfatte, esatto. Queste cose qua. E le ceneri potrebbero servire per allontanare i parassiti dal... Se sparse nei campi, allontanare i parassiti dai... Lo buttiamo nel bosco per evitare la cinipide. Voilà. O sui pomodori. Ora vediamo se prende bene. E poi, ragazzi... Pensa che bello, il sole e luna che si sposano. Già.
Betulla. Davvero? Ecco il fuoco, proviamo a fare il balletto. Ma cosa vuoi fare? Si danza, cioè, dammi le mani, vai. E positività, energia positiva. Ma tu non stai bene? No, benissimo. Ah no, adesso ci bruciamo sul serio. Energia, energia. Io la prendo guardandolo. San Giovanni. Lontano perché... Wow, è uno spettacolo ragazzi. Il fuoco di San Giovanni potrebbe diventare un rito ogni anno, a parte sì. Che cioè la gente, la leggenda narra ogni anno, giusto? Sì. Proprio la notte tra il 23. Ma ci sono dei posti appunto che proprio i montanari lo fanno, sì. E li vedi di notte tutti i focolari accesi. Mi sembra che in un libro di Paolo Cognetti, no, Mauro Corona, si parli appunto di questa cosa qua. Che la notte di San Giovanni è bello vedere i montanari sui vari punti delle montagne in Trentino che accendono sulle Dolomiti i fuochi. Che spettacolo! È un rito propiziatorio. Energia positiva, viene a noi. Voi ci credete a queste cose? Noi tantissimo, anche per percorsi e studi che abbiamo fatto privatamente, e penso che dietro la cultura popolare antica ci sia un po' di verità, ci sia tanta saggezza anche, e c'è bisogno di tutto questo. Intanto i fiori sono lì. Prendono la rugiada. Pian pianino stanotte. Addirittura per chi volesse il mattino del il risveglio del 24 di San Giovanni dovresti anche se vuoi rotolarti nel prato pieno d'erba di rugiada all'alba per... Che freddo. Bagnandoti con l'acqua no? Con la rugiada? No no, con la rugiada proprio del prato. Io adesso però c'ho quel tizzone lì, lo salvo e poi lo custodiamo in un luogo segreto. Mettiamo qua. E quello aiuta a purificare. Sì, e a tenere lontano i fatti, la negatività, appunto. O i furti, o gli incidenti, o eccetera, eccetera. In molti posti dove appunto San Giovanni fanno anche i fuochi d'artificio, una volta a Torino. Nel paese natio di Romina, al Perucca e San Giovanni Perucca. San Giovanni Perucca, io sono originaria di San Giovanni Perucca facevano sempre appunto in questo periodo la polenta, ma non il giorno di San Giovanni, ma la domenica, il sabato o prima o dopo, non mi ricordo più. Però adesso appunto San Giovanni che è tutto fermo. Buongiorno ragazzi, oggi ufficialmente è San Giovanni e andiamo a vedere. Sì, deve ancora arrivare il sole da noi e andiamo a vedere la rugiada, tutto bagnato. Ecco che Romina prende la ciotola. Ecco le foglioline con la rugiada. Senti un po' se profuma. Ah sì, di profumo ce n'è. Senti. Cosa succede adesso? Adesso filtreremo quest'acqua e poi la utilizziamo il viso e il corpo con quest'acqua qua. Con quest'acqua miracolosa. Spettacolo. Come avete visto ieri sera poi
abbiamo riacceso un po' il fuoco perché è spuntata la luna, quindi c'era massimo dell'energia. È stato un evento emozionante. E vediamo cosa succederà. Vedete un attimo qui l'acqua con i fiori. Senti. Buono. Siamo alle battute finali. Tra le altre cose, ieri sera poi abbiamo guardato anche un po' sul web. Sì. Tanti ci avete risposto che lo facevate anche voi, che lo stavate facendo. Io ho guardato anche su una pagina di Facebook che si chiama Rimedi Naturali e lì veramente, io non so quante persone hanno fatto questo rituale. Questo rituale, cioè stupendo, davvero. Quindi, pazzesco. E ufficialmente si sono sposati la luna e il sole. Oggi è una giornata, appunto, oggi è proprio San Giovanni, il 24 di giugno. Energia positiva tutta la notte, in teoria si sono state scacciate tutte le negatività, le streghe, il malocchio, eccetera, eccetera. Ovviamente bisogna crederci. E ciao! Ci sono anch'io. E Pi, guarda un po' qua. Cosa avete fatto? Tieni. Guarda qua cosa abbiamo fatto. Oh, che profumino. E sei giovane anche per te. E quindi ora non ci resta che provare quest'acqua. Magari la mettiamo anche su 2 ustioni che abbiamo fatto del sole perché purificano. Noi vi ringraziamo di averci seguito, di aver visto o meno appunto questo rituale. Se anche voi li avete visti entrambi, se forse ce ne sono anche altri. Sì, no, no, noi non sappiamo se, mamma mia, si è buttato. Se conoscete altri rituali di altre che si possono fare in altre occasioni, noi... O se c'è anche qualche rituale di montagna. Io ho letto su un libro, mi sembra che su un libro di Corona, si parla appunto che in Trentino, nelle Dolomiti, le notti di San Giovanni si accendono proprio diversi fuochi sulle montagne, i contadini, per, come augurio. E tutto da Tetto Caban, da San Giovanni, del giorno di San Giovanni è iniziato, giornata. Voi chiaramente lo vedrete questo video qua, il giorno di, no, non il giorno di San Giovanni ovviamente, perché non riusciamo a farlo uscire nello stesso giorno preciso. Però speriamo abbiate passato una bellissima giornata di San Giovanni. Sì, e la casa del giorno è di Giovanotti. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io e penso... niente, nessuno al mondo potrà fermarmi dal ragionare. Io penso positivo, positivo, positivo. Perché ci sta una canzone sulla positività. Grazie di averci seguito. E magari in descrizione vi metto anche il titolo di quel libro di Corona con l'altro scrittore, Mauro Righetti, molto bello. Mauro Righetto. Molto bello comunque. Vi auguriamo un buon inizio di giornata, un buon tutto e... Alla prossima! Ricordandovi, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Da Tetto Caban! È tutto? Buongiornissimo! A voi la linea! Ciao! Ciao! Wow. Andiamo a fare bagnetto. Andiamo. Epi, vieni a fare bagnetto. Vieni Epi, andiamo. Andiamo. Sapete cosa faccio? Vi faccio vedere un attimo col drone che giornata pazzesca c'è. Ciao, buona dronata.